Sindaco Francesco, finalmente un campo nuovo, insomma, è meglio tardi che mai. Beh, Io non vi nascondo una certa soddisfazione che questa sera vedo i ragazzi del mio paese che cominciano a soffrire del campo. Ieri sera per la prima volta si è allenato Poggio Baricciano su questo campo, hanno trovato il fondo soddisfacendo alle loro esigenze. Sicuramente ci sono state delle difficoltà, difficoltà burocratiche. Non vi nascondo che qualche difficoltà l'ha creata anche la Lega Nazionale dilettanti nell'approvazione dei progetti, nell'omologazione del mando dell'erba. Comunque, alla fine abbiamo superato tutto. La vita è irta di difficoltà, l'importante è che poi si superano tutti i problemi e si arrivano ai risultati in tempi relativamente lunghi, però anche brevi se vogliamo in questa situazione nazionale. Quindi una soddisfazione anche del paese, insomma, avendo una squadra come Poggio Barisciano che ha vinto in campionato nella storia di Barisciano, anche di Poggio che non è stata una squadra in promozione. Sicuramente è una soddisfazione per il comune del Baricciano che la squadra che porta il nome sia del Baricciano che del Poggio ha raggiunto questo risultato importantissimo. Oltre a questo risultato, per me però è importante creare in questo centro sportivo un po' di socialità, riportare i ragazzi ad amare lo sport. È molto importante questo, sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista della salute. Meglio che giocano qua su questo splendido campo erboso che magari sta al bar oppure prendere strade non sempre soddisfacenti anche per i genitori. E quindi anche diciamo, un merito non soltanto per i cittadini, anche del presidente del Poggio Barisciano, Danilo Taddei. Sì, sicuramente il Presidente è riuscito a portare la sua squadra ai massimi livelli, però diciamo che io devo ringraziare innanzitutto i cittadini del Baricciano perché poi non ci dobbiamo dimenticare che i fondi che sono stati investiti in questa struttura sono fondi che derivano in gran parte dal bilancio dei cittadini del Comune del Baricciano e quindi dei cittadini. Colgo l'occasione per ringraziare il Consiglio Comunale e la Giunta che mi hanno appoggiato e hanno creduto in questa iniziativa, nonché per esempio il direttore dei lavori e anche l'impresa che qualche problema ce l'ha creato, però devo dire che alla fine si è accorta e ci ha messo anche un po' di cuore per realizzare questa opera. E non è per caso che lei la chiamano il sindaco dei fatti, che non dà mai spazio alle chiacchiere. Come ti dicevo ieri sera, preferisco fare le interviste è una cosa che non è. Sì, è logico che uno poi bisogna farle, però non è la mia aspirazione. La mia aspirazione è vedere le cose realizzate, magari anche con meno chiacchiere, però l'importante è fare. Grazie sindaco. Grazie a te. E Formica Simone, l'allenatore dei giovani, insomma, apriamo anche questo capitolo dei giovani.
come hanno preso, diciamo, questo nuovo campo, questo adesso fanno allenamento su un nuovo campo a casa, insomma. Finalmente era ora, è un campo che aspettavamo da un anno e in questo anno che sono stati fatti molti sacrifici perché insomma siamo stati costretti a stare in palestra con tutte le limitazioni del caso, non sono potute fare determinati tipi di lavori e quindi speriamo che da adesso in poi riusciremo a dare un qualcosa in più ai ragazzi per la loro crescita sportiva e per, diciamo, appunto, tutto quello che concerne l'attività di gruppo di una squadra. Grazie Simone.